Salve a tutti gente e bentornati nel mio canale YouTube. Siamo tornati qui oggi con un altro gameplay di Trials Fusion, questo fantastico gioco per PC, Xbox 360, PS3, Xbox One e PS4. Come potete vedere io ho già fatto la prima parte ed ho preso l'oro in tutti i tracciati. La seconda parte purtroppo già è stata fatta, assieme anche alla terza. Avevo già registrato il gameplay ma per sbaglio l'ho cancellato, quindi lo sto andando a rifare perché mi sembra giusto che voi vediate le piste. Andiamolo a rifare per intero, quindi anche il programma di allenamento 2, che a confronto del programma di allenamento 1 spiega magari qualcosina in più sulle acrobazie e sulle evoluzioni del gioco. Andiamo avanti, qui ci spiegherà come fare backflip, frontflip e tutte le varie acrobazie che ci sono nel gioco. Infatti già ci spiega come salire una salita rapida senza cadere, ovviamente spostiamo il peso in avanti. Qui ci spiegherà come evitare di cadere, cosa molto utile in questo gioco. Occhio. Fermati in bilico con una ruota. Qui vuole un backflip, una capovolta all'indietro. E andiamolo a accontentare, perché no? Sempre in bilico. Qui ci dice, siccome dobbiamo salire di una rampa, scusate, sono raffreddato anche. Ecco, a posto, perfetto. Comunque, stavo dicendo, qui ci dice che dobbiamo salire su una rampa, quindi non dobbiamo eseguire un mega salto, ma dobbiamo frenare un po' il salto. Al solito lui quando arriva si deve spiaccicare, si deve fare male, perché altrimenti non è contento. Abbiamo fatto anche quest'altro... non mi viene il nome. Ah, programma di allenamento, scusate. Andiamo a fare adesso tutte le varie piste. Sci o corri? Come vedete io già ho preso l'oro, perché come ho detto prima già l'ho fatto. Moto non consentita, dimenticavo. Andiamo a farlo con la roccia. Abbiamo già sbloccato diverse moto. C'è la Foxbat, quella che avete poco fa intravisto, che però ancora non ce le fa usare giustamente in queste piste. Perfetto. No, madonna, mi ero salvato ma non ce l'ho fatto, mi dispiace. Ormai abbiamo capito come funzionano qui le acrobazie. Si vola. Si vola. Ammazzati, ora nuota nella neve, disgraziato. Comunque, devo dire che nel gameplay che per sbaglio ho cancellato sono andato nettamente meglio. Qua è andata male. Magari mi sono messo a giocare con le capovolte. Ed è quello, in questo gioco ho capito che non servono molto le acrobazie o le capovolte, tranne in determinati punti. Uno si deve più che altro concentrare per fare i tempi migliori. Le capovolte e le acrobazie servono in determinate piste e in determinati punti di quelle determinate piste. Quindi è inutile farli così a caso, ogni salto che ci capita davanti. Perderemo solo tempo. Le sfide... però non le ho fatte. Una forse l'ho superata per sbaglio per giungere nella pista di prima. Da quelle magari le vorrei vedere insieme a voi, magari più in là però. Prima voglio pensare a completare tutti i tracciati normali, le missioni principali di tutto il gioco. Ho visto che poi magari ci sono diversi DLC più in là, a gioco completato magari ne comprerò qualcuno. Che danno diversi tracciati molto belli. Ho visto i vari gameplay su YouTube e ci sono diversi tracciati interessanti. Ecco, qui sono arrivato. Ah, lui non prende neanche fuoco, è ignifugo, lo sa. È arrivato lui. Una moto normale penso sarebbe esplosa. Lui preme il bottone con la testa, ragazzi. Ah, qui c'è il decollo ora. Ormai ve lo voglio fare vedere. Lui muore ogni tracciato, purtroppo. Alla fine
fa sempre una brutta fine alla fine del tracciato. Scusate, anche il gioco di parole ho fatto. Isole del Terrore. Adesso sinceramente non me le sto ricordando le piste come erano. Non ricordo quest'Isola del Terrore cos'era. Vediamo. Scusate, io ancora sono raffreddato, però ho la voce un po' rauca. Ouch. Poverino, la schiena ce l'avrà a pezzi il pilota qui. E so cosa si prova ad avere la schiena a pezzi grazie alle uscite di enduro. Ai. Giù direttamente, meno male che c'è il mare. Magari io non faccio le cadute che fa lui quando esco in moto, ma è molto stancante. La sera si torna a casa con la schiena a pezzi. Però è qualcosa di eccezionale, veramente. Performance all'apice. Andiamo a fare questa, sempre con la nostra roccia. La Fox batte ancora, verrà sbloccata dopo, ma non ce la fa usare in questi tracciati. Ce la farò usare nel terzo schema, poi. Il nostro fantasma è là, attaccato a noi. Né noi lo superiamo. Ecco, ho parlato troppo. Io parlo sempre troppo. Quando parlo succede sempre qualcosa. Stavo dicendo, né noi superiamo lui, né lui supera noi. Se n'è andato il fantasma. In questo gioco dobbiamo cercare di atterrare sempre nel miglior modo possibile, in modo da perdere meno velocità e quindi meno tempo. Ad esempio, in questa pista sto facendo letteralmente schifo. E penso prenderemo l'argento. Vabbè, così non ce lo dice perché io già ho preso l'oro, quindi il massimo che potevamo fare fino adesso l'ho fatto. Cuore di ghiaccio. Mi ricordo che ce n'era una particolarmente bella, e forse è la pista che andremo a fare dopo. Vediamo cuore di ghiaccio cos'è, perché non me le ricordo come ho detto prima. Bandiera umana, disastro neonche... Non sono arrivato a leggere. Comunque gli obiettivi che compaiono all'inizio di ogni tracciato sembrano interessanti. Io spero di poterli vedere. Ah, questa me la ricordo, c'è ora l'autobus. Cadiamo, ci arriviamo. Sto cadendo così. E infatti con l'auto. No, mi sa che oggi non ci sono. Sta andando veramente proprio ogni pista malissimo. Minimo una caduta la sto facendo su ogni pista. E non ci siamo completamente. Tempi veramente da schifo. Qua neanche ci arrivo, mi sa. Troppo male. Siamo a 2. Ci arriveremo per stasera. E l'abbiamo fatto. Comunque sto andando malissimo. Gameplay veramente sta andando male. Vabbè che già le avevo prese, però almeno vi facevo vedere cosa riesco a fare. Ormai sono un professionista. Scherzo, ovviamente si scherza. Montagne russe fobia, altezze... Ah, questa era la pista spettacolare. Posto. Dobbiamo iniziarla bene per essere spettacolare. Occhio. È la pista, sì, infatti, dove compaiono... Dove compare la strada man mano che andiamo avanti. Noi siamo come sospesi in aria, poi la strada ci compare man mano che noi ci passiamo. Giro della morte, sempre su queste strade fatte con i pannelli solari. Siamo riusciti a non cadere, ma abbiamo perso un bel po' di tempo. Vabbè, stavolta no, non è che possiamo sempre salvarci.
Poi vi ricordo che ovviamente il pilota è masochista, quindi, poverino, perché dobbiamo evitargli di cadere se a lui piace? Io lo faccio anche per lui, è una questione di rispetto nei suoi confronti, perché... Madonna, ce l'abbiamo fatta, no? Non so come. Però se non prendiamo la rincorsa qua mi sa che non saliamo proprio. Per niente. Ai. Ah, si chiude anche. Ci ha fatto dare una gran testata e poi ci si è chiuso in faccia. Grazie, gentili. Ah, questo era spettacolare il finale. Ora cade in una stanza. Vabbè, non ve lo rovino, dai. Non lo so, ma secondo me i creatori di questo gioco si drogavano pesantemente, perché fanno finali. Poi tutte le cadute più assurde le fanno fare a lui, poverino. Signore dell'aria, non so quante volte ho potuto fare questa prova speciale. Praticamente ci dice che prima di arrivare alla fine della rampa dobbiamo lanciarci dalla moto con Y e andare a finire il più lontano possibile. Non ci riesco. L'ho provata miliardi e miliardi e miliardi di volte. Non mi riesce. 28 metri, niente. Mi sembra 35 il record che ho fatto. Vabbè, andiamolo a riprovare, ma non ho capito come diavolo devo fare. Anzi, se qualcuno mi saprebbe dare... Dobbiamo arrivare andando alla fine del salto. Comunque, stavo dicendo, se qualcuno mi saprebbe dare una mano per spiegarmi magari cosa dovrei fare, dove sbaglio, perché io non ci sto capendo nulla. La riprovo l'ultima volta, ma non arrivo più di 35 metri. Ecco, intanto dovrei arrivare alla fine del salto. Spesso si impenna e non ci arrivo. Cerchiamo di tenere la moto bassa e qui non alzare la ruota. Arrivato a qui, ci lanciamo, ma 33. Massimo 35-37 sono arrivato a fare. Più di tanto non riesco. E non mi ricordo neanche... Ah, 90 metri ci richiede. Noi ne facciamo 33. Vabbè, pazienza. Prima o poi ci riuscirò a prendere loro anche qui. Non sarà adesso. Ah no, 45 non ne abbiamo fatti. La metà. Ma non... Ah, ma per giunta 90 metri sono i necessari. Non l'avevo visto. Necessari per l'argento, non per l'oro. Prima o poi dovrò riuscirci. Comunque ragazzi, per oggi il gameplay finisce qui. Spero che il video e il gameplay stesso vi siano piaciuti. Lasciate un mi piace al video, commentate, condividete e mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.